Thomas More, latinizzato in Thomasus Morus e poi italianizzato in Tommaso Moro, è stato un umanista, scrittore e politico cattolico inglese. Nasce a Londra nel 1478 e muore sempre a Londra nel luglio del 1535. Ha fatto parte del circolo riformatore di Oxford ed è stato amico di Erasmo da Rotterdam. Come abbiamo già detto, è un umanista e concepisce gli studia humanitatis, quindi studi delle lettere e dei poeti filosofi antichi, come stimolo a un impegno nella vita civile e politica. Ha avuto una brillante carriera politica durante il regno di Enrico VIII, è stato membro della Camera dei Comuni, poi componente del Consiglio Privato della Corona e infine Lord Cancelliere. Quando però il Parlamento vota l'atto di supremazia nel 1534, che atto con cui si sanciva lo scisma anglicano, Moro rifiuta di accettare questo atto e quindi per questo motivo viene imprigionato e giustiziato. Anche per questo motivo è venerato dalla Chiesa Cattolica come santo e appunto è stato santificato nel 1935, quindi Tommaso Moro è in realtà San Tommaso Moro. Il suo lavoro letterario più importante, letterario filosofico, è l'opera dal titolo Utopia del 1516, come potete immaginare capostipite del genere letterario filosofico che appunto prende il nome di utopistico e in questa opera ci sono due fondamentali parti. La prima, sostanzialmente in forma di dialogo, è una denuncia che ha caratteristiche di grande pessimismo, ecco, una denuncia delle ingiustizie prodotte dalle dinamiche economiche e sociali presenti in quegli anni in Inghilterra. La seconda parte, che però è stata scritta prima della prima parte, è una parte sostanzialmente descrittiva che appunto delinea un progetto politico e sociale della societas perfecta, quindi la società perfetta presente in un'isola immaginaria, appunto nell'isola di Utopia. Nel rapporto fra queste due parti, quindi la prima e la seconda parte, non è tanto appunto la critica alla società del tempo che fa nascere poi il progetto di Utopia, ma al contrario è proprio il mettere in evidenza cosa potrebbe essere una società che funziona bene, una societas perfecta, a illuminare, mettere diciamo sotto i riflettori i problemi della società del tempo. Quasi così a indicare che più che un assetto sociale effettivamente perseguibile, quello di Utopia è in realtà un evidenziare un certo tipo di valori, come se fosse da utilizzare come criterio per diagnosticare e in qualche modo curare quelle che Moro chiama le malattie della società reale. Quindi la Repubblica Federale di Utopia è situata sull'isola di Utopia, è stata fondata da un legislatore saggio e illuminato, e in quest'isola il popolo vive nella concordia e nell'abbondanza. Caratteristiche importanti di questa società sono la proprietà comune, quindi non la proprietà privata, ma la proprietà comune, l'abolizione del denaro, l'educazione permanente e la ricerca e lo sviluppo di
tecniche e di arti, come le chiama Moro, utili a rendere più comodo, più facile appunto il vivere dei cittadini di Utopia. Tutto ciò affiancato a una moralità di fondo permette ai cittadini liberi di Utopia di perseguire il bene comune, mettere al bando l'ingiustizia sociale, sconfiggere la povertà, la corruzione e il vizio e alimentare sentimenti collettivi di virtù che poi si riscontrano anche appunto nella vita privata dei cittadini, quindi virtù pubblica ma anche privata. Altro punto importantissimo in quest'opera di Moro è il concetto di famiglia, che Moro mette a fondamento dell'intera organizzazione sia sociale, sia produttiva, sia politica. La famiglia è al tempo stesso una comunità di vita, di lavoro, di educazione e di affetti. Ed è sempre la famiglia, importantissimo, l'unità principale che lega l'individuo allo Stato. È appunto la struttura politica di base su cui poggiano tutti gli istituti rappresentativi. E quindi, da Moro, la famiglia è eletta a luogo privilegiato di socializzazione e di formazione della personalità dell'individuo. Molto importante questo concetto di famiglia insieme a quello dell'abolizione del denaro, della proprietà in comune piuttosto che privata e poi anche dell'educazione permanente. A sottolineare ancora il ruolo importantissimo della famiglia nella struttura politica e sociale dell'isola di Utopia è appunto il fatto che è la famiglia e non l'individuo titolare della sovranità e quindi del potere elettorale nello specifico. È quindi la famiglia e non l'individuo a eleggere i filarchi, che sono appunto le autorità che governano l'isola, oppure a designare i candidati alla carica di principe, principe che è concepito più come colui che regge il potere in nome delle famiglie, piuttosto che come un vero e proprio capo dello Stato. Altro punto molto importante è quello che riguarda il lavoro manuale, che secondo Moro è sia un dovere sociale sia un obbligo giuridico. Moro prevede per il cittadino di Utopia un alternarsi del lavoro in città con il più duro lavoro nei campi. E ciò evita che si cristallizzi la divisione tra ceti urbani e rurali, che secondo Moro era appunto un grave problema della società del suo tempo. Per gli abitanti di Utopia, la virtù, cioè vivere secondo virtù, consiste nel vivere secondo natura, che è la stessa cosa che vivere secondo ragione. Quindi, il massimo piacere corporeo è quello di avere e mantenere la salute fisica, mentre i massimi piaceri intellettuali sono la contemplazione della verità e la coscienza di una vita ben spesa e allo stesso tempo i ricordi connessi a questa consapevolezza di aver ben speso la propria vita, quindi aver vissuto la vita secondo virtù, secondo natura, secondo ragione. La religione nell'isola di Utopia, o meglio le caratteristiche principali della religione nell'isola di Utopia sono quelle di essere priva di dogmatismi, la tolleranza è un'altra caratteristica importante, la libertà di culto, quindi è una religione liberale e
pluralista ed è volta ad ottenere non la divisione ma la pacificazione civile. Questo tipo di religione riconosce una sola divinità creatrice che è però, oltre a essere origine e fine di tutte le cose, è però inesplicabile qui, e da qui ovviamente è giustificato il concetto di religione pluralista, priva di dogmi. L'anima viene considerata immortale e sono previsti in questo credo religioso il premio e il castigo eterno. Ancora un importantissimo punto sulla religione è che questa religione considera la scienza e la contemplazione della perfezione, dell'immensità e della bellezza della natura come il miglior ringraziamento a Dio. Quindi scienza, perseguimento della scienza e della ricerca e contemplazione delle meraviglie della natura e dell'universo. Quindi religione plurale e liberale, però nell'isola di Utopia l'ateismo non è tollerato e chi lo professa viene privato del diritto di cittadinanza. Tutto ciò per via del principio secondo cui chi non teme il castigo eterno non può sentirsi vincolato alle obbligazioni morali e politiche. Ultimo punto, molto importante secondo me, è che esistono delle regole costituzionali create al fine di prevenire e punire anche con la morte tentazioni tiranniche, mutamenti istituzionali, ma anche semplici decisioni politiche prese al di fuori della sede costituzionale, cioè in altre parole senza rispettare le indicazioni della Costituzione di Utopia, che appunto si basa sulle regole di cui abbiamo parlato in questo video. Bene, questo è tutto per quanto riguarda San Tommaso Moro, spero che abbiate trovato il video interessante, come sempre grazie per la visione, ciao a tutti e alla prossima.